molto bello ed emozionante. Salterei qui tutta la parte che è servita a Dumas per presentarci i due protagonisti principali e penserei di introdurci in un ambiente cupo, ricco, ma che dia al contempo il senso del peccato. Un salone a casa di Marguerite, dove avviene l'incontro con Armand. Marguerite, Armand, questi nomi vanno cambiati. Lei sarà Violetta. Violetta? Scusate, maestro, ma questo nome mi sembrerebbe in contrasto con le bianche camelie che ne rappresentano il simbolo. Fa nulla. Del resto, anche il nome originario Marguerite evocherebbe un fiore diverso. E lui sarà... sarà Alfredo. Alfredo Germone. Così daremo un piccolo tocco di italianità a una vicenda che, gioco forza, dovrà rimanere collocata a Parigi. E poi, Francesco, quanto all'ambiente, creiamo un bel contrasto rispetto al tono del preludio. Entriamo in un salone. In un salone illuminato a giorno. E nel corso di una fastosa festa. Danze, gioco, grida, risate, abbracci. Insomma, un campione di ogni vissutezza. Capisco, maestro, ma non perdiamo di vista il nostro obiettivo, cioè l'incontro fra i due protagonisti e soprattutto il diverso significato che ciascuno di essi dà a questo momento. Ma una presentazione convenzionale mi sembrerebbe banale. D'altronde, Armand, ossia Alfredo, non occupa in quello squarcio di società gaudente una posizione che lo renda noto ai più. Come fare per porlo in evidenza? Un brindisi! Ecco il genio che riconosco in voi emergere con prepotenza. Un brindisi farà del semisconosciuto il centro dell'attenzione. Almeno per il tempo che ci è necessario. Potrebbe essere un amico a richiederglielo. Lui in un primo momento ricusa con un certo disagio. Ma quando sarà Violetta ad insistere... Non potrà esimersi dal proporlo, approfittando dell'occasione per cominciare ad esternare il suo stato d'animo e l'interesse che lo spinge verso la dama. Sì, ma... sarà un inno alla bellezza e all'amore. Scusate, maestro, ma devo prendere nota. Dunque, potremmo iniziare con... sì, il coro, un brindisi! Sì, tutti gridano, un brindisi! Poi, Alfredo... Maestro, non m'arride. Il suo amico. E non sei tu maestro. E poi Alfredo a Violetta. Mi fia grato. E lei con civetteria. Sì, sì. Ripeterà Alfredo con trasporto. Loge ancora. Tutti, dunque... attenti al cantore!